Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il CIPE ha stanziato 41 milioni di euro per 8 interventi sulle infrastrutture d'Abruzzo. Tra questi il completamento del porto di Francavilla, i moli del porto di Pescara e la ferrovia tra Quadri e Castel di Sangro. Il servizio di Alfredo Primante. 2 milioni di euro per il completamento dell'accesso dal Pescarese a Passo Lanciano, 4 milioni per la viabilità di Prati di Tivo, 16 milioni di euro per i moli guardiani nuovi del porto di Pescara che dovrebbero così limitare gli interventi di dragaggio assieme all'intervento già completato del taglio della diga foranea e poi altri interventi per 1 milione ciascuno sul pontile di Roseto degli Abruzzi e sul porto turistico di Francavilla che così potrà uscire dal novero delle incompiute, altri 6 milioni per le infrastrutture dei bacini sciistici di Ovindoli-Magnola, Rocca di Mezzo e Campo Felice, 1,3 milioni per la riparazione della diga di Penne e 10 milioni per il tratto ferroviario Quadri-Castel di Sangro. Questi gli 8 interventi per un totale di 41 milioni di euro stanziati dal CIPE e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il senatore ed ex presidente della regione D'Alfonso ha voluto rispondere così alle polemiche dello scorso febbraio sulla inesistenza dello stanziamento, con una conferenza stampa in comune a Pescara, a cui hanno partecipato anche diversi amministratori locali. A loro l'invito ad appaltare subito le opere pubbliche prima che si entri nel vortice della legge di bilancio che potrebbe riportare a Roma i fondi. Le risorse CIPE c'erano davvero dal 28 di febbraio, sono state deliberate dal CIPE e il tempo tecnico per la pubblicazione ha richiesto praticamente 180 giorni anche per la verifica della Corte dei Conti. Sono 41.350.000 euro che sono pronta cassa nella pancia del bilancio di province ed enti locali. Adesso la preghiera che io rivolgo alle forze politiche che sono qui presenti, ma anche ai loro funzionari, di appaltare subito, perché io penso che il mese di settembre sarà un mese pieno di ghiaccio e poi da ottobre cominciano i pericoli della finanza pubblica nazionale. Questi soldi che sono pronti vanno appaltati subito per renderli irrevocabili dopo la brutta esperienza dei fondi del piano periferie. Le associazioni Liberi Cittadini 5 Stelle e Unione Generale Consumatori della provincia di Teramo segnalano criticità sui viadotti e i canali di scolo dell'autostrada A24. Alla conferenza stampa organizzata a Teramo hanno partecipato anche il presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra, e la ex senatrice del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo. Vediamo. Un'autostrada che come Movimento 5 Stelle abbiamo già attenzionato da tempo e presenta delle criticità sia a livello dei canali di scolo che purtroppo condizionano la sicurezza delle acque, perché ci sono delle permeabilità che non sono state risolte nonostante ci fossero stati già dei fondi stanziati, e sia per quanto riguarda dai viadotti, anch'essi non pienamente in sicurezza per quanto ci riguarda, per quello che abbiamo visto è una condizione dei viadotti, questa di una criticità preoccupante, perché questa autostrada può essere definita un grande viadotto. Noi non abbiamo come ente parco una competenza specifica e diretta sui viadotti, certamente l'abbiamo però su tutto quello che avviene sull'area di sedime, cioè a terra, rispetto all'attraversamento del viadotto. Io ho già indicato la necessità di un'ampia istruttoria, gli uffici stanno provvedendo. A noi naturalmente interessa anche il profilo ambientale, nella misura in cui c'è un eventuale distacco, una perdita di materiale, una rugginosità, se così possiamo dire, delle strutture, con tutto quello che vuol dire anche di a terra caduto d'acqua e di acqua di lavaggio, naturalmente dei piani di calpestio dell'asse stradale, tutto questo potrebbe avere effettivamente un'incidenza negativa non solo sull'ambiente, ma anche su un ambiente salubre della nostra comunità identitaria. Stiamo parlando di 150.000 persone che occupano e vivono concretamente il nostro parco, e quindi sicuramente andremo a fare le opportune verifiche.
aggredisce la compagna nel corso di una lite nei pressi della caserma dei Carabinieri. Protagonista dell'episodio, un uomo di 33 anni arrestato per lesioni ed atti persecutori dai militari, prontamente intervenuti dopo aver sentito le urla della donna che chiedeva aiuto, le urla che arrivavano dalla strada. Tutto questo è avvenuto a Tagliacozzo. I militari hanno bloccato l'uomo e hanno accompagnato la donna al locale pronto soccorso per essere medicata. Al termine delle cure la giovane ha raccontato ai carabinieri la sua tormentata relazione sentimentale in corso da circa un anno, durante la quale aveva già subito altri episodi di violenza, minacce ed ingiurie, tanto da crearle un perdurante stato di ansia. Ed era stato proprio il timore di ulteriori aggressioni da parte dell'uomo che l'aveva portata a concordare l'appuntamento con il suo compagno nei pressi della caserma. Proseguiamo con il nostro notiziario. Il Comune di Pescara, assieme ad altri municipi d'Abruzzo e d'Italia, si prepara alla mobilitazione contro il blocco dei fondi destinati alla riqualificazione delle periferie, decisa dal governo Lega 5 Stelle. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, sottolinea come quei fondi restino una opportunità per limitare il degrado nelle città italiane. Continuano le polemiche su questi fondi del bando per le periferie che sono stati bloccati dal governo. Come città di Pescara, ma come altre città abruzzesi, e non solo, vi state organizzando per fare cosa? Proprio questa mattina io ho sentito i miei colleghi sindaci di capoluoghi di provincia abruzzesi, che come è noto hanno targhe diverse, e stiamo pensando naturalmente a qualche iniziativa insieme. È unanime il sentimento che assolutamente va oltre i colori politici, perché noi abbiamo la necessità che Pescara abbia i suoi 18 milioni, che Chieti, che Teramo e che L'Aquila abbiano appunto questi fondi così preziosi. I comuni sono da troppo tempo ridotti all'osso, i trasferimenti dallo Stato centrale sono sfumati, e questa è un'occasione importante che non vogliamo perdere, per la quale vogliamo dare battaglia. Restando in tema sicurezza, perché questi fondi diciamo ampliano anche la sicurezza dei cittadini, dopo l'episodio che c'è stato sul parco dell'area di Risulta, il Comune ha preso provvedimenti quali? Il Comune ha preso provvedimenti immediati, che sono stati lo sfrondare una siepe che offre un riparo visivo nel potenziare l'illuminazione elettrica. Naturalmente poi c'è la sicurezza integrata, che non può essere ovviamente un onere esclusivo del Comune. Ci sono le forze dell'ordine, con le forze dell'ordine abbiamo avuto un proficuo confronto ieri sera in un lungo comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Ci saranno delle novità che sono anche nella direzione di rendere visibile, sempre più visibile, quello che già c'è. Faccio un esempio, senza citare l'area di Risulta: i controlli su Rancitelli sono raddoppiati, ci sono dei servizi doppi, e dovremmo proseguire in questa direzione. Lo possiamo fare tutti insieme, consapevoli naturalmente che non di rado degrado e ordine pubblico sono il rovescio della stessa medaglia, senza trincerarsi dietro a interpretazioni formali, ma consapevoli che tutti, nel rispetto dei rispettivi ruoli, debbano dare un contributo importante. Migliaia di persone, secondo una stima 6.000, hanno partecipato al corteo storico della Bolla del Perdono, appuntamento clou dell'edizione 724 della Perdonanza Celestiniana, che si è snodato per le vie del centro, ancora segnato dal terremoto del 6 aprile del 2009, per approdare alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove, qui vediamo le immagini, è stata aperta la Porta Santa. La rievocazione del corteo storico è stata accompagnata, come ogni anno, dalle autorità civili e religiose, con dame e cavalieri in costume d'epoca, circa 800 i figuranti. Il sindaco Pierluigi Biondi ha letto la bolla di Papa Celestino V, risalente al 1224, consegnando poi l'astuccio che per secoli ha custodito il documento sacro al cardinale brasiliano João Brás de Avis, inviato del Papa. Il prelato, amico del fresco cardinale e arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi, ha aperto la Porta Santa, oltrepassando la quale per 24 ore i fedeli potranno ricevere l'indulgenza plenaria. Oggi alle 18.30 la Santa Messa stazionale, a seguire il rito di chiusura della Porta Santa. Qui abbiamo visto le immagini dell'apertura della porta, ma vediamo cos'è accaduto nel corso del corteo in questo servizio.
Gli applausi per i vigili del fuoco e per la dama, la campionessa paralimpica Paola Protopapa, hanno scandito i passi del corteo storico della Bolla, che partendo da Palazzo Fibbioni, sede del comune, ha attraversato le vie del centro, ancora ferito, per arrivare alla Basilica di Colle Maggio. I canti delle corali, lo spettacolo sempre gradito degli sbandieratori dell'Aquila, ospiti speciali bandierai di Firenze, molto applauditi. I comuni hanno sfilato con i quarti della città, Dama della Croce e Giovin Signore, poi la Dama della Bolla, scortata dai carabinieri in alta uniforme e dal sindaco Biondi. Per il governo presente il sottosegretario Gianluca Vacca. Vicino alla dama anche gli atleti speciali della Special Olympics, come Paolo, per lui una grande emozione. Paolo, il grande onore quest'anno di essere vicino alla Bolla, sei emozionato? Sì, moltissimo. È un grande onore però partecipare? Sì, è un grande onore partecipare. Sei contento? Sono contento. Un corteo ordinato, pieno di bambini che hanno raccolto gli applausi delle ali di gente attraverso le quali il corteo è passato in città. La più piccola figurante ha solo 20 giorni. Anna Chiara è la più giovane partecipante al corteo che con tutta la famiglia partecipa. Un'emozione particolare quest'anno, si rientra in Basilica con questa nuova annata che è una benedizione per l'Aquila. Sì, è vero, un'emozione particolare, immensa, pensavamo di non farcela, invece lei oggi è particolarmente buona, quindi si vede che da buona aquilana vuole assolutamente sfilare per la prima volta anche lei per Celestino V, per l'Aquila e per tutto. Dopo 10 anni la Basilica di Colle Maggio è fruibile per intero, una grande emozione per i pellegrini. La perdonanza che precede quella del decennale ritrova l'Aquila in una giornata di sole e con questo cielo azzurro in tutto il suo splendore, posso dirlo, perché rientrando nel centro storico mi è venuto spontaneo di dire: ma questo Corso Federico è più bello di prima. La perdonanza è andata anche su reti televisive nazionali, quindi è una promozione importante che si sta facendo anche da quel punto di vista. Sì, una promozione importantissima perché si è vista per la prima volta dopo tantissimi anni la gente tornare all'Aquila, a vedere l'Aquila, e la gente dell'Aquila soprattutto è tornata a sperare, quindi c'è questa speranza, questa voglia di rifarsi, questa voglia praticamente di ricominciare. Questa è la grande fortuna e la grande forza di questa perdonanza. E ora ci trasferiamo a Lanciano, dove il SERD, il servizio per le dipendenze, è chiuso causa inagibilità della struttura. Le ultime scosse di terremoto in Molise ne hanno aggravato le lesioni. È inagibile il SERD, il servizio della ASL Lanciano Vastrochieti per la cura delle dipendenze patologiche di Via del Mare, confinante con l'ospedale Renzetti. La struttura da circa 2 anni era precaria, con inagibilità temporanea a seguito delle scosse di terremoto di Amatrice e Norcia. Profonde crepe si aprirono tra le mura e furono puntellate alcune strutture portanti e appositi classici vetrini per monitorare variazioni nella stabilità delle dipendenze. Furono apposti sulle mura. Le recenti scosse del terremoto in Molise hanno mandato in frantumi proprio alcuni vetrini dei locali sottostanti, di qui la decisione di traslocare il servizio in altra sede. Il SERD sarà regolarmente operativo all'interno del Renzetti, dove aveva sede il vecchio reparto di chirurgia. Il SERD di Lanciano accoglie decine di pazienti al giorno ed è un organico circa 12 dipendenti, tra medici, infermieri, assistenti sociali e psicologi. Da tempo si cerca una sede moderna e soprattutto adeguata. Gravi inadempienze. Con questa motivazione il comune di Pizzoferrato ha revocato alla COSEL la convenzione per la struttura della residenza per anziani del paese. Vediamo il servizio. Risoluzione contrattuale per gravissimi inadempimenti e il comune di Pizzoferrato ad intraprendere la linea dura contro la società COSEL, ditta aggiudicataria dei lavori di adeguamento dell'edificio da destinare a residenza per anziani, una struttura fortemente voluta dall'amministrazione comunale che avrebbe dovuto colmare le esigenze del paese. Numerosi punti contestati dall'amministrazione comunale che ha fatto chiarezza in conferenza stampa col sindaco Palmerino Fagnetti
in prima linea. I lavori dovevano terminare il 6 dicembre 2016 dopo 90 giorni, ma ad oggi il cantiere è ancora aperto. Gravi incongruenze di ordine tecnico e delle date sugli atti, violazioni delle norme sulla sicurezza, sui luoghi di lavoro, il mancato pagamento dei fornitori, la mancata presentazione dei bilanci hanno compromesso poi definitivamente il rapporto di fiducia con l'ente che così ha ordinato all'impresa lo sgombero del cantiere. I danni saranno valutati in seguito. Palmerino Fagnilli. Il Comune di Pizzoparato aveva in animo di realizzare quest'opera importante per la socialità, così come poi insomma si è adoperato per realizzare e fare, purtroppo ha incappato in questa vicendaccia assurda che oggi ha portato alla risoluzione contrattuale con Cosel SRL, la ditta aggiudicataria della gara d'appalto. Abbiamo risolto con la speranza che dando 10 giorni per il ripiegamento del cantiere affinché il Comune possa rientrare in possesso dell'opera e come dire, procedere a un nuovo appalto e dare servizio ai cittadini. La questione è così, si deve leggere in questo senso, che deve essere una questione di rispetto dei diritti degli ultimi, ma anche una lezione di civiltà rispetto a quello che è l'attività degli enti locali. In località Baullo, nel comune di Gagliano a Terno, nell'Aquilano, c'è il sito del miracolo di San Francesco. Il santo fece sgorgare acqua saziando la sete di una fedele del posto. E questo sito si trova all'interno della cosiddetta Marcia del Creato, per cui il Parco Regionale del Sirente Velino ha avviato l'iter per il riconoscimento di sentiero regionale. Vediamo. Alle sue spalle un simbolo che è emblematico, qui è avvenuto tanto tempo fa il miracolo dell'acqua, parliamo del sentiero dedicato a San Francesco in sinergia ovviamente con la regione Abruzzo. Qui sì, siamo in località Baullo, questo fa parte del cammino francescano, di un momento in cui San Francesco si recò da Bosco della Verna fino a Logo Rotondo e abbiamo ritrovato anche dal libro di Angela Serracchioli che praticamente scendendo dal Bosco della Verna arrivò ad Antrodoco e da Antrodoco poi svalicò verso l'altopiano delle Rocche, scese a Celano e da Celano si recò a Castelvecchio e da Castelvecchio poi prese la direzione per Logo Rotondo. In questa località si narra che San Francesco fece sgorgare dell'acqua da una pietra per salvare da sicura morte una donna di Gagliano a Terno di nome Maria. E in ricordo anche di questo miracolo dell'acqua è stato costruito una chiesa di Santa Scolastica, dedicata a Santa Scolastica, di cui si ritrovano le rovine qui in fondo alla piana, sono frutto di studi dell'Università dell'Aquila del professor Redi. Questo sentiero francescano si sta operando come parco anche per il riconoscimento a livello regionale come sentiero ufficiale. Stiamo operando per riferire il sentiero tramite coordinate GPS con tutti i punti chiaramente di acqua, di approvvigionamento e anche di alloggio, in modo da rispettare quelle che sono i dettami e le regole dell'ultima legge che è stata emanata dalla Regione Abruzzo per essere riconosciuto come sentiero ufficiale della Regione Abruzzo e poi essere inserito anche nell'albo dei sentieri ufficiali dello Stato italiano. E ora apriamo la pagina dello sport. È stato tra i migliori nella partita di Cremona, superati gli infortuni dello scorso anno. Antonio Balzano è pronto a dare il suo contributo in questa stagione. Il difensore pugliese ha parlato del suo legame con la città di Pescara, della partita con Livorno nel ricordo della tragedia di Morosini e si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. Il servizio. Grazie a Dio sto bene fisicamente, ho recuperato appieno dai problemi che ho avuto l'anno scorso e di conseguenza mi sono allenato con continuità e facendo una preparazione, ciò che l'anno scorso è mancata purtroppo per
per altri motivi e di conseguenza sto bene. Io l'anno scorso ho avuto dei problemi, come hai detto tu, ma una volta rientrato comunque non mi è sembrato di stare così male. Quella è stata una partita, la mia prima partita dopo il ritorno, e dove ho fatto abbastanza bene, abbiamo vinto e non ho mai capito per quale motivo non ho continuato, ma non, ripeto, era importante sempre il bene della squadra, anche se Antonio non veniva utilizzato e si vincevano le partite andava bene uguale. Naturalmente per come sono fatto io ci soffro molto, perché sono sempre stato abituato a giocare con continuità. Io un occhio, mi fa impazzire a me Mirko, perché è un ragazzo che secondo me se si mette sulla giusta strada, ed è già sulla giusta strada, può fare grandi cose. Un ricordo drammatico, purtroppo, ero a pochi metri da lui io e purtroppo tra noi e loro penso ci sarà sempre questo legame tra virgolette drammatico, perché ogni volta che Livorno verrà qui a giocare si ricorderà la tragedia avvenuta, ma è passato, ci guarderà e tiferà da lassù e che vinca il migliore. Io quando sono arrivato a Pescara, dal momento in cui ho messo piede a Pescara, l'ho trovata una città bella, cioè la sentivo già mia dopo pochi giorni passati. E poi dopo naturalmente l'anno meraviglioso che ho vissuto qua ancora di più mi ha fatto innamorare di questa città, tant'è che ho portato tutti quanti, come dico ogni volta, la qualità di vita che è ottimale secondo il mio punto di vista, è tranquilla, nessuno ti rompe, vivi in modo sereno, ti può offrire anche opportunità, sei vicino a tutto, si sta bene per quel motivo. E la Lega di Serie B ha comunicato orari di anticipi e posticipi dalla quarta all'ottava giornata. Il Pescara giocherà in posticipo la partita della sesta giornata. Padova-Pescara allo stadio Euganeo lunedì 1 ottobre alle ore 21. All'ottava giornata invece i biancazzurri giocheranno in anticipo la partita in casa dello Spezia allo stadio Picco venerdì 19 ottobre alle ore 21. Ed ora scendiamo in Serie C. È ufficiale l'arrivo a Teramo del difensore del Torino classe 1999 Alessandro Fiordaliso, una trattativa lunga che alla fine si è concretizzata negli ultimi giorni di mercato. Una scelta, quella di Teramo, fortemente voluta dal giocatore che ascoltiamo nella sua prima intervista da giocatore biancorosso. Agnia Cantagalli. Alessandro, si è parlato tanto di te qui a Teramo, finalmente sei qui. C'è stata tanta attesa e in tutta questa attesa tu che cosa hai fatto oltre ad essere andato in ritiro nel Torino, che non è cosa da poco? Hai anche parlato con Zichella, ci risulta. Sì, ho sentito il mister, sapevo dell'interesse del Teramo fin dall'inizio del mercato, poi appunto questa esperienza col Torino mi ha tenuto con loro a lungo, e poi dal 20 agosto, come ho detto, si è conclusa la trattativa che mi rende felice essere qui, e l'obiettivo è quello che volevo, quindi adesso sono pronto a fare bene in questo campionato. Si è detto da Torino che avevi molto colpito Mazzarri, in cosa? Penso nel lavoro quotidiano, durante gli allenamenti tutti i giorni, anche sul ritiro, ho sempre cercato con molta umiltà, perché essendo l'ultimo arrivato, un giovane che arriva in prima squadra, penso che l'umiltà sia la prima cosa che deve portarsi dietro. Ho cercato di fare il mio e evidentemente è andata bene. Ci hanno detto di te di un giocatore molto duttile, puoi giocare terzino destro, sinistro, anche centrale, ci hanno detto bene. Sono a disposizione del mister, quindi dove ha bisogno, dove c'è spazio e bisogno, appunto io mi metto a disposizione della squadra e del mister e sono pronto a dare il meglio. È la prima esperienza fuori dal mondo primavera, sei curioso anche tu di cimentarti in una realtà professionistica? Sì, molto curioso, perché appunto essendo la prima esperienza sono sicuro che mi formerà dal punto di vista del calciatore, ma anche dal lato umano, quindi anche per la piazza importante che è Teramo e dove mi trovo, quindi
quindi sono molto pronto e penso sarà un'esperienza formativa. Ecco. Sei arrivato da pochissimo, ma hai trovato tanti ragazzi come te, tanti ragazzi giovani. Pensi che possa essere effettivamente una squadra, un giusto mix tra giovani più esperti, tra giovani e più esperti vincente? Sì, penso di sì. Ho già conosciuto gran parte del gruppo, i giovani, mi sembra un ottimo gruppo con cui si può lavorare bene, un gruppo coeso, quindi secondo me faremo bene. Ecco. Ed ora scendiamo in Serie D, è iniziata ufficialmente domenica scorsa la nuova era del San Nicolò a Notaresco, spalti gremiti allo stadio Savini per la partita di Coppa Italia contro il Real Giulianova e nonostante la sconfitta di misura, soddisfazione è stata espressa dal presidente Di Giovanni e dal sindaco di Notaresco Di Bonaventura. Presidente Di Giovanni, partiamo dalla cornice di pubblico oggi a Notaresco, spalti quasi pieni, inizia una nuova stagione ma forse una nuova era per il San Nicolò Notaresco. Sicuramente sì, intanto sono soddisfatto per la cornice di pubblico che dicevi, perché effettivamente essendo oggi la prima partita, essendo che Notaresco da diversi anni non facevo un calcio a questi livelli, quindi diciamo che mi ha fatto enormemente piacere vedere tutta questa gente al campo, cose che io vengo da, e sai benissimo, da un'altra situazione dove effettivamente pubblico non ce n'era, quindi sotto questo aspetto sono più che contento, sono sicuro che comunque verrà ancora di più gente nel futuro, perché oggi era la prima partita, tanti stanno ancora in vacanza, quindi diciamo che però, ma lo sapevo questo perché Notaresco è una piazza importante, una piazza a cui piace calcio e quindi noi speriamo di fare bene. Per noi era importante riportare il Notaresco nel calcio che conta e chi amministra deve pensare anche ai flussi microeconomici, alle nostre attività, il sabato e la domenica vedere gente che viene nel nostro paese. Un'esperienza che è nata grazie al presidente Di Salvatore con un sodalizio con alcuni imprenditori locali, così parte l'avventura del nuovo Notaresco Calcio. Sindaco, però la presenza di così tanta gente oggi sugli spalti ha dimostrato che a Notaresco c'è tanta fame di calcio. È stata la prima vittoria nostra oggi, rivedere su questi spalti tanta gente, veramente, perché Notaresco ha una tifoseria e ha un popolo che ha vissuto di calcio, ecco, non dimentichiamo che da qui sono partiti tantissimi giocatori che sono arrivati fino alla Serie A, Serie B, ecco, Notaresco ha avuto sempre un'anima del calcio ed è così, abbiamo già vinto oggi con uno stadio pieno. L'obiettivo per la stagione del San Nicolò Notaresco qual è, con un presidente che non si accontenta del minimo? No, però adesso tu hai detto prima che questa è una nuova era, questo è l'anno zero per me, penso anche per Notaresco città, Notaresco paese, perché loro hanno fatto sì alti livelli però mai in Serie D, quindi per loro è anche la prima volta, io riparto da zero, per me questo è il primo anno, sicuramente questo è un anno di assestamento, diciamo così. Vogliamo fare bene perché ci teniamo a fare bene, poi il proseguo futuro sicuramente allesteremo una squadra più competitiva, sicuramente, però prima ci dobbiamo salvare quest'anno, quindi diciamo che l'obiettivo principale è la salvezza. Potremmo essere la rivelazione di questo campionato e di questo sono contento e penso che ci possiamo anche riuscire perché abbiamo un bravo tecnico ed anche una buona squadra che gioca un buon calcio. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 entro un'ora saranno a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.